Beh, la partita direi che ha rispecchiato quelle che erano le previsioni, no? Ai pronostici, quindi un avversario ostico, molto preparato, che oltre alle qualità tecniche stasera ha messo in mostra anche un atletismo, una combattività e un'aggressività, che per alcuni tratti di gara ci hanno messo in difficoltà, ma siamo riusciti a trovare le risorse e la lucidità per giocare la partita che volevamo, consapevoli che la trasferta in Russia inevitabilmente avrebbe lasciato delle scorie. Nell'approccio gara si è visto che mancava quella brillantezza, quel ritmo che magari ci sono un po' più congeniali, però poi siamo venuti fuori senza perdere la scia nei primi 20 minuti e dando l'imprinting alla gara nel terzo periodo a Parigi. Ma qual è la storia? Mi hanno fatto raccontare la storia all'Auxin, io ero il meno adatto a raccontarla, ma ero solo in sala stampa. Il giornalista russo prende la parola e mi dice: Coach, ma perché hai continuato a allenare gli ultimi 5 minuti sotto di 20? Io rimango perplesso. Oh, ma cosa? Sì, cioè lui si aspettava che dessimo sulla partita. Allora gli dico: guarda, siamo una squadra nuova. In una competizione come questa, io devo dar loro il segnale che conta ogni possesso, che conta ogni giocata. Questo è un gruppo sorprendentemente equilibrato, gli ho detto. Qualcuno lo ha sottovalutato in sede di pronostico, pensando: ok, Darussafaka e Kazan sono di un altro livello. Kazan è andato a Sedevitena ha preso i 20. Ok? Qui devi stare attento, non è poi tutto così scontato. Ok? Tutti pensavano che Sedevita facesse un boccone di noi, Andorra e Parigi. Pronti via, ha perso in casa con noi. Mercoledì ha perso a Parigi. Questo è un gruppo insidioso. Ho detto, secondo me, dove fino alla fine dovrai combattere per passare. La nostra ambizione è passare il turno. A oggi siamo pari punti con Kazan. Devo immaginare che, sbagliando, che Sedevita vinca a Parigi. Quindi ipotizziamo una classifica avulsa. Per me perdere di 20, perdere di 6 ha grande differenza, capito? E questa, tra le altre cose, l'ho detto, è una squadra nuova che ha bisogno di acquisire un'identità. Per me, continuare a allenare 40 minuti, anche quando sei sotto il possesso, è punteggio, è determinante. Penso che Torino, Venezia, l'ho detto, e Avellino insieme a Milano siano un po' le candidate a questi primi quattro posti. Bisognerà vedere sicuramente come rientrerà un po' dagli infortuni Sassari e poi noi ricordiamoci sempre il campionato che aveva fatto l'anno scorso al ritorno una squadra come Trento. Adesso sta giocando con giocatori infortunati, però è una squadra che l'anno scorso nel girone d'andata aveva girato malissimo, poi dopo mi sembra che ha vinto, non so se due partite, ha perso due partite in tutto il campionato, perciò è ancora lunga da fare. Di solito queste valutazioni si fanno quando ci sono 10 partite, un terzo del campionato si intravede. Adesso si è già intravisto perché andare a vincere contro Venezia non è stata una cosa facile.